compagnia di due attori, Ylenia Mezzani e Claudio Altomani. Chiedo il buonasera e un benvenuto, grazie agli ospiti di questa sera, collegati ovviamente telefonicamente. Quindi Ylenia, buonasera a te, buonasera. Buonasera a tutti voi, buonasera Claudio, buonasera alla nostra radio di Sera, grazie, grazie, grazie. È veramente una radio splendida, e sono felice di essere qui con voi. Anche a me fa tanto piacere. Ylenia anch'io. Certo, grazie Claudio. Siccome Ylenia l'abbiamo già avuta tempo fa in diretta, dove c'era un po' raccontato sul lavoro appunto che fa, però possiamo ancora ricordarlo questa sera, però aggiungiamo anche quest'altra novità riguardo appunto al film che uscirà quindi questo 28 aprile, quindi mancano diciamo giorni, pochissimo, per presentare infatti al grande schermo. Allora, da dove iniziamo? Facciamo Claudio, per cavalleria iniziamo da Ylenia, d'accordo? Allora Ylenia, raccontaci un po' te appunto che parte hai, dove ti trovi appunto in questo film e magari anche qualche cosa di quello che tu sai, più o meno di cosa, ecco, cosa tratta. Sì. Dunque, sicuramente Infernet tratta naturalmente un film sicuramente utile, perché tratta il tema di Internet, quindi il titolo Infernet sarebbe tradotto come tutte le tematiche infernali che si riscontrano tra i chat e tra tutti i sistemi informativi. È stata una bella esperienza, perché finalmente è un film diverso dai soliti che comunque ho interpretato, e questo tra l'altro è stato per me un film particolare, dove comunque si lanciava un messaggio per tutti i giovani, e devo dire che comunque oltre ad avere il piacere di aver lavorato con Claudio, il piacere anche di aver lavorato con attori come Carnelli e tanti altri che hanno fatto parte appunto del cast, quindi Ricchita Plastica, Chiari Farelli e tutti diciamo questi interpreti, questi attori famosi, devo dire che sono stata molto orgogliosa e onorata di averne fatto parte. E che diciamo che hai avuto una parte, un piccolo ruolo, qualcosa, cioè dove ti possiamo trovare? La partecipazione, praticamente rappresentava almeno, per quanto mi riguarda, una parte molto molto bella, eravamo all'interno comunque di questa location, quindi di questo albergo, la scena si raggirava in questo albergo, dove c'erano comunque dei presenti ospiti, i quali interpretavano appunto dei ruoli, delle filmazioni speciali, e lì interpretavano appunto la parte dell'ospite comunque dell'invitata, che faceva banchetto appunto di quella serata con appunto l'attore Farnesi e tanti altri che hanno comunque celebrato la serata in quell'occasione. È stata veramente una bella esperienza. Bellissima, beh certo, con questi nomi. Hai avuto modo di conoscere, eventualmente di avere più contatto anche con Ricchio Tognazzi, oppure giusto? Ho avuto l'occasione di conoscere Farnesi, sì. Devo dire una storia molto bella, anche abbastanza molto ironica. Mi sottile, devo ammettere che è stata diciamo un'insieme di particolarità che hanno poi fatto sì che si riconoscessero anche tutti gli altri, a parte che il regista era comunque presente durante le scene, durante le pause, e anche quello per me è stato fine di gratificazione, perché anche il regista ha messo molto impegno e devo dire che anche questo conoscerlo è stata veramente una grande soddisfazione. Quindi diciamo che comunque il fatto che comunque ci sia stata anche la presenza di Claudio mi sono molto divertita. Vi conoscevate già da prima, Ylenia, con Claudio Altomani? Sì, noi praticamente abbiamo condiviso dei lavori cinematografici nel Mantovano, e quindi abbiamo comunque un'amicizia certo. Bene Ylenia, diamo un attimo anche il microfono a Claudio, poi ritorneremo di nuovo con te ovviamente. Allora Claudio, grazie di essere con noi, sei stato veramente gentile e disponibile, questo insomma fa parte anche delle persone
delle persone semplici che io stimo di più, comunque a me piacciono le persone dove si ha più contatto diretto, dove sono facile da rintracciare, facile da avere. Allora Claudio, raccontaci un po' il personaggio del film che tu ovviamente hai fatto parte, diciamo, per noi ancora non ti abbiamo visto, ma ti vedremo, che ruolo, insomma, qualcosa un po' del film. Sì. C'è il grande male dietro, no? A ogni cosa che può essere utile, sia internet come tante altre cose. Possiamo dire che quasi quasi è consigliato assolutamente vederlo. Io ho letto anche qualcosetto un po' velocemente, ma sono anche delle storie, mi pare, no? Sono diverse storie in questo film che vengono appunto. Assolutamente, beh, deve essere fatto molto molto bene. E dove sta? È una tematica sociale molto attuale, noi anche come radio ci siamo occupati spesso, soprattutto il mercoledì sera, con vari insomma, ospiti importanti, insomma, che si occupano anche di pedofilia oppure anche di violenza che riguarda appunto collegate sempre al mondo tramite il mondo internet causato da tutto questo. Vabbè, comunque non è, diciamo, il ne stiamo parlando di questo. Però volevo dire appunto che dove è stato girato il film, questo volevo chiedere, in una sola città, in diverse? In un grande albergo di Verona, proprio sul mare di Verona. Interessante, non solo ci divertiremo un pochino, ma sarà molto interessante
appunto riguarda appunto il mondo della rete, il mondo internet. Adesso invece parliamo un attimino di voi due come attori, come personaggi di vario genere, insomma. Ritorniamo quindi a Ylenia, Claudio Altomani. Quindi Ylenia, sappiamo che lavora anche per Mediaset, insomma, hai fatto molte parti, non so, tipo su, come si chiama il forum là, mi sembra. Tantissimo, ci risulta simpaticissima, a chi non piace, penso che non ci sia tanto l'intelligenza, insomma, anche molto. Ritornando un attimino al forum, perché ne abbiamo parlato tempo fa appunto con te, però giusto per quelli che si sono messi per la prima volta magari a sentire Ylenia, no? Diciamo in questo caso, riguardo al forum, ci avevi accennato, mi pare, che riguarda le storie, no? di questa trasmissione, sono, diciamo, molte volte sono attori che interpretano eventualmente il personaggio di un'eventuale storia vera, giusto? Mi pare che sia anche così, no? Sicuramente forum raccoglie comunque tutte le storie di quello che comunque accade nei tribunali, che poi hanno, diciamo così, la faccia riga di essere interpretate da attori, da attrici, sì, che hanno la possibilità di saperlo interpretare nel miglior modo più fattibile, anche credibile, perché poi comunque scientificamente è sempre televisione, è sempre spettacolo, e quindi sostanzialmente di veritiero sono comunque le ultime note che si sentono quando si chiude il programma, quindi i codici civili, le normative, sì, quelle sono comunque dati di testo, che rimangono reali, ma non si pensa, però il contesto è comunque tutto un contesto giustamente creato, realizzato. Avete partecipato a qualche pubblicità? Ti è capitato magari di fare una cosa riguardo alla pubblicità, o soltanto le trasmissioni, diciamo, del genere? La pubblicità è un processo di quello che comunque mi sarebbe tanto piaciuto per l'intrattenere, ma succedono dei percorsi, appena dei percorsi che ti portano via molto più alto, che magari non hai modo di poter fare altro. Io ho avuto il piacere di fare televisione, cinema, e mi ha veramente riempito di soddisfazione. Mi piacerebbe anche molto, quello giusto per dire, ha fatto anche questo. Da quanti anni fai già? Sei giovanissima, la domanda la faccio comunque. Da quanti anni più o meno fai questo nel mondo, diciamo, dello spettacolo? Sono 10 anni che ho intrapreso questo, da me è stato nel 2007, con il debutto, con il grande debutto a 100 chiavi, diretto appunto dal grande mostro, da Olmo, che mi ha dato la possibilità di lanciarmi nel cinema. E quindi, diciamo, da quell'annata lì poi sono partita, sono andata avanti, ho continuato con le mie forze, le mie passioni, fino a trovare anche, diciamo, l'ambiente televisivo, che è comunque completamente diverso da quello cinematografico. E tutt'oggi spero e mi auguro di continuare,
Cinema, insomma, quello che prende tutti. Ufficialmente sono 25 anni, però ho iniziato con il mestiere delle armi, sì. Anch'io con lui, sì. Anche se ci sarebbe una piccola parte, sì. Passaggio, però c'è, nella stagione del nostro ora, al fine del 1962, girato a Mantova con l'amico Maria Salerno. Ti hanno... E forse è da lì che è iniziata. La nostra ufficiale è quella dell'industria delle armi. Io lavoro in piscina, io ero un insegnante di nuoto. Sì. E viene un direttore di casting e mi dice: ascolta, stiamo cercando uomini con la barba. Vuoi partecipare anche tu? Beh. Io neanche sapevo cosa fosse il cinema di dentro. Sì. E mi sono presentato, ho fatto il provino. Diciamo che grazie Claudio, grazie alla barba, allora, forse da allora che l'hai poi eventualmente non ti